Parlavamo di musica. C'è un legame speciale, Rosy, tra, oseremmo dire, Augusto, anche se non ho avuto il piacere di sentirli cantare, e la band che suonerà questa sera, che sono i Mano in O, che addirittura hanno pensato di fare un gesto nel suo piccolo molto importante. Nel loro album La Nostra Storia hanno deciso di evolvere una piccola parte del ricavato alla tua associazione. Beh, con loro c'è un rapporto speciale, perché sono speciali loro. Io rivedo in loro un po' l'Augusto giovane che sta iniziando, la passione, l'entusiasmo, la modestia, la semplicità e il rapportarsi alla gente in un modo genuino. In questo vedo loro, perché io di cover band ne conosco tante, ma sinceramente come loro non ce ne sono tanti. E quindi io, per me è sempre un onore essere al loro fianco, perché veramente, oltre ad essere bravi ed essere loro stessi, perché non c'è nessuno che fa il verso ad Augusto e questo è importantissimo, essere con loro, mi sembra di essere veramente un po' con l'Augusto giovane, ritorno giovane anch'io, quindi è veramente bellissimo poter partecipare ai loro concerti. E vedo spesso tanti fans dei Nomadi, quindi me lo dimostra poi il pubblico che è qua. Grazie Rosy. Allora, facciamo una cosa, il tempo stringe e dobbiamo lasciare lo spazio al palco. Diciamo Rosy, innanzitutto, questo libro qua dove lo si può trovare? Su internet, nel sito dell'associazione, perché mi avevano promesso che l'avrebbero distribuito alle librerie Feltrinelli, ma mi dicono che non è così, si trova raramente nelle librerie, quindi su internet si può trovare ai tavoli. Abbiamo dell'associazione, www.augustoperlavita.it, io lo mando con una piccola spesa aggiuntiva delle spese postali, ma sono veramente 3 euro, quindi il minimo. Oppure in qualche libreria, ma però è abbastanza raro trovarlo nelle librerie. Okay. Oppure quindi anche al tuo banchetto, dell'associazione, quando hai concerti dei Nomadi, dei concerti dei Mano in O, perché Annalisa gentilmente addirittura ci tiene il libro, quindi grazie Annalisa. Ringraziamo anche Annalisa. Grazie Annalisa. E ho notato una cosa, tra le interviste che ci sono qua in questo libro qua, a un certo punto è stata fuori